In questi giorni abbiamo avuto degli incontri con i candidati sindaci e consiglieri e con i consiglieri regionali in carica. A tutti abbiamo richiesto di mettersi in regola con la legge regionale 1097, con la realizzazione di gattili, oasi feline e fare una convenzione tra comuni per la gestione degli stessi. In più abbiamo chiesto un dialogo tra comuni per far pressione sulla regione per la modifica della legge regionale 10 del 97 e in particolare per rendere obbligatorio la registrazione all'anagrafe felina dei gatti e l'apposizione del chip ai gatti di proprietà. Sempre più frequente è il ritrovamento di cucciolate di gatti neonati o gatte non sterilizzate abbandonate nelle colonie feline. Questo comportamento è punito dall'articolo 727 del codice penale e noi guardie zoofile stiamo chiedendo agli amministratori maggiori armi per combattere la piaga del randagismo e soprattutto degli abbandoni degli animali. Tra le azioni che abbiamo richiesto c'è l'avvio di campagne di sensibilizzazione per promuovere campagne educative per sensibilizzare la comunità sull'importanza della sterilizzazione, dell'adozione responsabile. È necessario un maggiore controllo da parte di ASL veterinaria nel monitoraggio delle colonie feline e di situazioni di dubbie di accumulo, in collaborazione anche col comune, i servizi sociali, la polizia, le guardie zoofile e la popolazione per monitorare e prevenire situazioni di disagio sociale.